L'Africa si mette in moto con le prime luci dell'alba. La gente esce dalle capanne per dedicarsi alle sue occupazioni quotidiane. La vita non si svolge dentro casa, ma fuori, all'aperto, nei cortili e lungo le strade. Le donne si caricano i piccoli sulla schiena, avvolti nella capulana, la pezza di stoffa colorata che rappresenta il principale capo di abbigliamento femminile. C'è da andare a prendere l'acqua al pozzo, con i secchi e le taniche di plastica. Bambini si preparano per la scuola. Nelle città comincia il moto dei pendolari, l'andirivieni delle auto e dei taxi collettivi. Sulle spiagge i pescatori si spingono al largo a bordo delle loro imbarcazioni. Nelle campagne le piantagioni di mais e di miglio si animano. Biciclette si avviano lungo i sentieri tracciati nella savana. Siamo a Caia, in Mozambico. Qui, da qualche anno, un consorzio di associazioni trentine ha avviato un programma di cooperazione decentrata sostenuto dalla provincia autonoma di Trento. Oggi il Mozambico è un paese che cerca la propria strada, in un mondo sempre più globalizzato, partendo da ciò che ha. Innanzitutto la sua agricoltura, principale fonte di sostentamento per la maggior parte della popolazione. A Caia si fanno due raccolti di mais all'anno, uno, il maggiore, a marzo e l'altro, più piccolo, a settembre. Eppure il cibo è ancora un problema. Le ragioni sono diverse. Durante la guerra civile la maggior parte della popolazione era sfollata nel vicino Malawi. Al ritorno ha trovato i campi abbandonati, il bestiame scomparso, le case distrutte, le mine. Lentamente la vita era ripresa, poi sono arrivate le alluvioni, nel 2000 e 2001. C'è però un altro fattore che gioca a sfavore dei piccoli contadini. Il fatto di non accumulare scorte, di vendere subito tutte le eccedenze ai grossisti. In principio questa zona è molto produttiva. Questa zona è molto produttiva, ma nonostante i contadini coltivino molto, non hanno l'abitudine di conservare il raccolto. Nel periodo che va da dicembre a febbraio, la popolazione arriva alla fame. Non ha nessun potere finanziario, non ha i soldi per comprare niente. Quando è venuto il consorzio, noi dell'Unione dei Contadini gli abbiamo esposto il problema. Gli abbiamo spiegato che i contadini non hanno un posto dove conservare il mais. Il consorzio ci ha chiesto di che cosa avevamo bisogno e noi abbiamo risposto di un magazzino. L'anno scorso l'UDAC ha comprato 100 tonnellate di mais da mettere a disposizione dei contadini. Siccome questi non avevano i soldi per comprarlo, l'Unione gliel'ha dato a credito. Quando viene il momento del raccolto, i contadini devono restituirlo. In questo momento, alcuni contadini stanno restituendo il credito. Chi ha ricevuto una latta ne restituisce una e mezzo. Chi ne ha ricevute due ne restituisce tre. Come potevamo organizzare questo processo non conoscendo direttamente tutte le persone? Ci siamo rivolti ai regoli, i capi villaggio, che sono i rappresentanti della comunità. Le persone sono venute a ritirare il mais e ora i regoli fanno lo sforzo di spingerle a restituirlo. Ed effettivamente le persone arrivano e il risultato è positivo. A Caia, comunque, la maggior parte delle terre coltivabili è destinata all'agricoltura di sussistenza. Oltre alla costruzione del magazzino,
Il consorzio ha anche appoggiato la diffusione di questi silos familiari, capaci di contenere il mais necessario ad una famiglia per un anno. Inaccessibili ai topi e agli insetti, rappresentano un passo in avanti rispetto al celleiro tradizionale, fatto di paglia intrecciata. Il ciclo del mais o degli altri cereali coltivati qui pesa in larga parte sulle donne. Sono loro a pestarlo nei mortai, a separarlo dalla crusca, a portarlo al mulino. E a loro spetta naturalmente la preparazione del pranzo. Il piatto base è una polenta chiamata massa o shima. Il consumo di verdura invece è basso. Ultimamente però sono nate alcune cooperative ortofrutticole. L'obiettivo è duplice: diversificare l'alimentazione e coltivare alcuni prodotti da vendere poi al mercato. Noi siamo il 61 di maggio, siamo 15 membri. Siamo la cooperativa Primo di Maggio. Siamo in 15 soci. Con il consorzio abbiamo iniziato questo lavoro qui sul fiume Zambesi. In quest'area coltiviamo insalata, cavoli, aglio, cipolle, fagioli, patate. Alla mattina prendiamo questi prodotti e li portiamo al mercato per venderli. Con il denaro guadagnato facciamo le spese per la casa, compriamo i quaderni per i bambini, vestiti, e il resto del denaro lo reinvestiamo qui nella campagna. La cooperazione fornisce ai produttori delle pompe a pedale per irrigare gli orti. Semplici, facili da montare e da trasportare, non richiedono particolari manutenzioni e riducono molto la fatica del contadino, che altrimenti deve portare l'acqua dal fiume al campo con degli annaffiatoi. La consegna della pompa e la firma del relativo contratto è un momento importante per questa famiglia. Il costo della pompa verrà ammortizzato a poco con i proventi della vendita della verdura. Aprite la rotra con un balde, sta qui. No, sto qui per ficcarmi scomodo a pedalare. Come dice Muhammad Yunus, uno dei padri del microcredito, anche con piccole cifre si può fare moltissimo per migliorare la condizione di vita dei poveri. E questo è tanto più vero se le persone si uniscono, mettono assieme le forze, se partecipano.